Cina pelosi a Taiwan, grave violazione della nostra sovranità, contributo a fondo perduto per i gestori degli impianti sportivi, ancora estero con Tirana dà il benvenuto alla nuova ambasciatrice dell'Unione Europea, l'integrazione sarà ancora più determinata. Turismo, Garavaglia, prossimo governo farà più di quanto ha fatto finora. Si parla ancora di contributi che esenzione CUP per i circhi e gli spettacoli viaggianti. Nuova ondata di caldo in arrivo, attese le temperature record e a partire da domani una nuova ondata di caldo sull'Italia. Il ritorno dell'anticiclone nordafricano porterà le temperature intorno ai 35 gradi con punte fino a oltre i 38. Berlusconi ritorna al ministero e gli italiani nel mondo. Per i quotidiani, Corriere della Sera, patto tra Letta e Calenda, la Repubblica, patto per l'Europa, Letta Calenda di nuovo per la stampa, patto antidestra, Calenda torna nel PD libero, rifondazione il giornale dal centro ai comunisti, il fatto quotidiano di Letta e Calenda, oggi è fuga per la sconfitta. Questo e molto altro su notizienoclick.com, vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora e vi do l'appuntamento alla prossima rassegna, grazie ancora e ricordati che se vuoi essere giornalista per un giorno puoi cliccare qua, Loredana. Ciao.